Il Movimiento Juvenil Valdense, Nerio della Plata, ha avviato da un paio d'anni un'ampia riflessione sul tema della violenza di genere. È nata da un caso puntuale che è sorto nel Rio della Plata, da cui i giovani nell'assemblea rioplatense, che è un'assemblea che coinvolge tutti e tutte le giovani del Rio della Plata, si è ritrovata e ne ha parlato. Ha superato presto il caso specifico per parlare in generale della violenza di genere e per vedere come cambiare, come trasformarsi per creare dei legami liberi e positivi per tutti e per tutte all'interno della Chiesa. L'Assemblea dei Giovani ha inviato una lettera alla Mesa Valdense, che a sua volta ha discusso della necessità di avviare una riflessione su questo tema, costituendo un gruppo di lavoro. Il Sinodo decidió hacer un acto en particular sobre violencia de género y generacional, en la cual solicita a la Mesa Valdense la conformación de un grupo de trabajo para acompañar los procesos comunitarios. Ese grupo ya empezó a trabajar, de hecho ya han recibido consultas y solicitudes de diferentes comunidades y diferentes presbiterios para empezar un trabajo de talleres y acompañamiento, porque una de las cuestiones que nosotros hemos estado viendo es que esta problemática ya no debe limitarse a un caso en particular. E con una prospettiva aperta, quindi, che il gruppo ha cominciato a lavorare, nonostante le difficoltà iniziali. Io penso che sia stato un processo molto doloroso per tutti e per tutte, ma che ha permesso di parlarne e cambiare le cose e di far parlare molte persone che erano rimaste in silenzio tutti questi anni, di tutte le generazioni, di tutte le età. Credo che sia un processo che va a llevar su tiempo. Y también es importante que este grupo de trabajo que se conformó va a ser, o la intención es que sea así, es un acompañamiento también no solo puntual a personas, sino también a las comunidades que muchas de ellas no tienen herramientas para poder analizar profundamente estas temáticas. Muchos de estas comunidades las consideran temáticas nuevas, por más que no lo son, pero como ahora salieron a la luz parece que son nuevas. Questa discussione sulla violenza di genere è legata ad altri temi che stanno emergendo in maniera molto forte nel Rio della Plata. Si tratta di un movimento sociale importante, sia in Uruguay che in Argentina. Questa lotta è accompagnata da un movimento sociale importante sia in Uruguay che in Argentina e che permette, al di là di lavorare la violenza di genere, lavorare su tutta la struttura, quindi fare cambiamenti molto più profondi che solo se si trattasse della violenza di genere. Quindi cambiamenti che hanno a che vedere con la persona e con la comunità tutta. Su queste tematiche sociali la Chiesa Valdese è chiamata a prendere posizione, avere un ruolo e inserirsi nel dibattito ecumenico. Entonces las iglesias protestantes históricas pudimos elevar nuestra voz en relación a este tema. Quiero decir, el tema de la cuestión de sexualidad, de género, de un montón de otras cosas, de diversidad sexual, son temas que están muy en el momento, en las discusiones cotidianas e inclusive, y me alegra, en el marco de nuestras comunidades. Anche la Federazione Giovanile Evangelica in Italia ha ripreso nell'ultimo anno di attività una riflessione sul tema della sessualità e sull'approccio alla propria identità. In particolare si è partiti dal presinodo del 2017, in cui il tema erano anche i percorsi delle donne, di consapevolezza delle donne, si è arrivati al campo studi di dicembre, dove il tema era proprio il corpo e la sessualità. Quello della Federazione Giovanile Evangelica in Italia è quindi un percorso che si intreccia con quello avviato nel Rio della Plata. Presentano elementi comuni importanti e portano trasformazioni nei soggetti, nella Chiesa e nella società. Poi abbiamo pensato così di organizzare una serata in occasione del presinodo di quest'anno insieme, proprio questo aspetto dell'ascolto, l'ascolto delle storie, delle persone, la capacità del Rio della Plata e del movimento giovanile di interrogare l'interno della Chiesa sul tema della violenza, e personalmente credo che questo sia uno dei passi significativi, fondamentali, che resteranno negli anni, nelle vite dei giovani che l'hanno vissute e delle Chiese, e anche, vabbè, sicuramente la questione di un tema così sensibile in questo momento a livello di società ha permesso di dare una testimonianza forte e chiara da parte dei giovani e delle Chiese su un tema che ci riguarda personalmente come donne, ma anche come uomini di fede e credenti.